Buongiorno, io sono appena uscita di casa, sto andando alla macchina, non mi sembra vero. Sento sempre una sensazione strana quando passo un pochino più di tempo in casa e a parte che lo noto subito. Eccomi, ho dovuto interrompere perché c'era troppo caos. Comunque, vi stavo dicendo che è da l'altro ieri che non esco di casa, quindi, ah beh, a parte ieri per comprare quel pasticcino, però ho passato proprio tante ore ieri davanti al computer e anche stamattina perché ho dovuto fare delle cose di lavoro. In realtà pensavo di rimandarle a domani, ma no, le ho dovute fare stamattina. In più, vabbè, ho già editato il video che voi vedrete oggi, ci ho messo pochissimo stamattina perché il video è effettivamente molto corto. E poi niente, sono le io in tutto ciò non ho pranzato, mi sono dimenticata di pranzare. Sono 20 minuti all'una e io non ho pranzato. Vabbè, mangerò qualcosa in giro. Devo fare parecchie commissioni stamattina. E tra queste commissioni c'è anche il cambio e reso di tutte quelle cose che non avevo ancora avuto tempo di rendere. Allora, ho messo play un attimo per parlarvi perché su Radio DJ hanno messo una canzone che tra l'altro non mi piace neanche e quindi l'ho messa in pausa, ma oggi è mercoledì e quindi lo stavo ascoltando adesso prima che mettessero la canzone perché c'è a quest'ora Cattelan e il mercoledì c'è la dottoressa Stefania Andreoli che io amo, cioè mamma mia, mi piace proprio come parla, tutte le parole che utilizza, come le mette insieme, quello che dice, mi piace tantissimo. E ho comprato anche di recente su Vinted il suo libro che si intitola Lo faccio per me, che parla della maternità però in maniera, cioè dal punto di vista della donna che comunque rimane un ente a sé stante, un ente, vabbè, una persona distaccata dal fatto di essere mamma e continua ad avere tutte le sue passioni, la sua vita, indipendentemente dal fatto che è diventata mamma. Vabbè, l'ho spiegato proprio male. Comunque, niente, era per dire che a quest'ora non so bene, ah, devo mettere benzina. Eccomi, ho messo benzina. Per me comunque è sempre una grande rottura di scatole, mettere benzina. Cioè, proprio io mi riduco all'ultimo. Siccome la mia macchina poi mi segna anche quanti chilometri di autonomia ho, cioè io finché, cioè, mi faccio proprio tutto il calcolo per ridurmi proprio all'ultimo secondo. Comunque questa si è fermato un camion lì e era proprio pericolosa quella immissione su strada, vabbè, perché non c'era proprio visuale. Sì, allora comunque per me una volta che mi metto alla guida e devo arrivare da punto A a punto B è una vera e propria rottura di scatole interrompere questo flow per fare benzina e quindi io mi riduco all'ultimo, ma per ultimo intendo tipo agli ultimi 7 km, perché io comunque mi faccio tutto il percorso che devo fare, so più o meno, questa strada è tremenda, è piena di so dove ci sarà il prossimo distributore e quindi lì mi faccio il calcolo in base ai chilometri di autonomia che mi dice la macchina. Allora, primo cambio fatto da Terranova, ho reso sia il vestitino che la blusa, ma ci ho messo tantissimo perché non trovavo niente che mi piacesse, oppure quello che mi piaceva costava troppo perché Terranova ha alzato veramente tanto i prezzi, alla fine vende cose di cotone quando va bene, il resto è tutto poliestere, quindi non mi andava di spendere così tanto. E quindi alla fine ho preso due magliettine carine, una in viscosa tipo questa tutta bianca e un'altra invece in cotone, e ho speso la stessa cifra, quindi non ho dato niente in più. Bene, ora continuiamo con gli altri cambi. Allora, non ho speso un centesimo in più. Ho cambiato la borsa di Mango alla Coin e ho preso una cinta di Mango. Ho cambiato le cose da, vabbè, quelle di cena, ma io le avevo già cambiate venerdì scorso.
E poi ho cambiato, cioè ho chiesto il rimborso anche da Zara, quindi vi informo che se non lo sapete anche da Zara si può chiedere il rimborso. Da H&M mi avevano fatto il rimborso nello stesso modo in cui avevo pagato, quindi me l'hanno fatto direttamente accreditandomi i soldi sulla carta. E invece da Zara anche sicuramente avrò pagato col bancomat perché io non ho mai una lira in contante, e invece mi hanno dato 63 euro così, cash, ottimo. Quindi ho fatto e adesso faccio un giretto da Stradivarius, poi vado a fare altre commissioni. Ebbene, adesso vado, devo anche restituire la tessera, vado al centro commerciale dove c'è la Coop perché devo restituire la tessera della Coop, perché non sarò più socio Coop della Toscana, e mi ridevano dare 25 euro. Oggi è la giornata di riscossione. E comunque lo scorso venerdì sono andata da H&M a riportare tutti i capi, cioè vabbè, comunque sia di H&M che di Zara ho tenuto alcune cose, tipo di Zara cosa avevo tenuto? Forse la magliettina quella rosa, vabbè, alcune cose le ho tenute, altre che non mi convincevano le ho ridate indietro, e da H&M ho preso una gonna bellissima che poi vi farò vedere. Scontata a 19,99 euro, quando in realtà il prezzo iniziale erano 49,99 euro, perché è veramente ben fatta. Qua c'è un botto di fila e devo stare molto attenta. Bene, ora vado a cambiare i due stivali da Zuiki e faccio... No, la spesa qua non la faccio alla Coop perché poi devo fare altri giretti, devo comprare delle cose fresche, quindi andrò da Lidl più tardi. Allora a questo punto alla Coop qua io non ci vengo più e restituisco direttamente adesso la tessera, facciamo così, dai. Speriamo che me la facciano restituire e mi ridiano i soldi. Allora, devo dire che sono un po' disappointed con Zuiki, perché un giorno eravamo, ve l'avevo anche detto, passavamo davanti al negozio di Zuiki e ho visto due paia di stivali che mi piacevano, ma sì, ve l'ho fatti anche vedere, comunque costavano 20 euro l'uno al paio e me li ha comprati il mio fidanzato, quindi in totale ha speso 40 euro. Non so se si sente qua perché non posso strillare più di tanto. Quindi io adesso volevo fare un cambio di 40 euro perché da Zuiki non ti ridanno i soldi indietro, e invece ho fatto un cambio per 30 euro, perché la merce in saldo mano a mano viene scontata sempre di più e ve la prendete in saccoccia, in poche parole. Se viene scontata di più, quelli da 20 euro al paio sono passati a 15 euro, e quindi ora valgono 15 euro. Non importa se io ho pagato, cioè se il mio fidanzato ha pagato 40 euro in totale. Posso cambiare per un valore pari a 30 euro. Non mi ricordo più dove ho parcheggiato la macchina. E vabbè, infatti cioè la commessa che stava alla cassa mi ha detto questa cosa, allora poi ho detto posso parlare con la store manager. E la store manager mi ha detto la stessa cosa. A quel punto, vabbè, pazienza. E invece la Coop, ho chiuso il contratto di Social Coop e mi manderanno un assegno bancario a casa nel Lazio di 25 euro. Non me li potevano mica dare, no? Un assegno di 25 euro. E vabbè, eccola la macchina. Bene. Continuiamo, ora devo andare da Pianeta Capello, si chiama così, a comprare la tinta per i capelli. Allora, buonasera, sono passate un paio di ore, credo, dall'ultima clip che avevo girato, dove mi sa che vi dicevo che sarei andata da Pianeta Capello, e in realtà ci sono appena stata da Pianeta Capello e... proprio pelo pelo prima che chiudesse. Ora sono le 19.43 Pianeta Capello chiude alle 19.30. Sono arrivata lì tipo, sì, 10 minuti prima, ho preso quello che dovevo prendere e poi sono venuta a fare la spesa qui da Lidl. Mi serviva giusto proprio due cose, mi servivano, qui devo girare da quest'altra parte.
Mamma mia, questo video è un video dove voi mi fate compagnia mentre faccio le commissioni. Oggi pomeriggio è andata così, ma ora è diventata sera e sto ancora facendo le commissioni. Ora però ho finito. Comunque stasera a casa il mio fidanzato non c'è, aveva una cena, e però tornerà proprio presto, credo tipo per le 9:30, 10, forse sarà già tornato. E così io appunto oggi pomeriggio ne ho approfittato per fare le cose un pochino con più calma, tanto sapevo che lui sì, sarebbe arrivato e poi sarebbe uscito subito. Da Pianeta Capello, vabbè, allora da Lidl ho preso acqua, pane e un pochino di affettati, giusto per averli di scorta in frigo se dovessero servire, e poi basta perché tanto dobbiamo consumare le cose che ci sono a casa. E però mi sono presa i rustici con il wurstel perché ho tanta fame, non ho ancora pranzato io e ho famissima. Non ho neanche ancora pranzato, neanche cenato ovviamente, e quindi ora arriverò a casa, mi farò una bella doccia e i rustici io solitamente me li mangio subito, però visto che sto parlando con voi non posso mangiare, e allora a questo punto aspetto di arrivare a casa. Scusate, l'illuminazione è veramente orrenda, cioè non c'è illuminazione. Ecco la mia buonissima cena. Yummy. Allora, io ho cenato e non mi sono mangiata solamente tutti i rustici, ma ho anche mangiato queste che stavano lì nella credenza, e vabbè, erano già iniziate, le ho finite e me le sono mangiate con questi che sono buonissimi. Sono gli hummus, quelli vegani della Lidl. Però li aveva presi l'altro giorno il mio fidanzato, io solitamente non li compro, se devo fare l'hummus lo faccio in casa, però li ho scoperti, effettivamente sono molto buoni quando avete voglia di mangiare un po' cose, un pochino tipo cibo spazzatura, patatine, cose del genere, quelli ci stanno molto, cioè questo hummus ci sta molto bene. Questo è al hummus piccante, però in realtà c'è quello al curry che è fantastico, buonissimo, e quindi vi consiglio di provarlo, ma non lo comprate troppo spesso. E nulla, comunque io sono stanchissima, adesso mi vado a struccare. Mi ero dimenticata di dirvi che non lo so, magari non ve ne sarete accorti, però adesso stavo riguardando un attimo le clip sul telefono per capire anche quanto avessi registrato oggi, perché anche questo non sarà un video molto interessante, ma comunque mi avete tenuto compagnia e cioè non tutti i video ora devono essere profondi. E niente, che praticamente quando stavo da Terranova ho provato un sacco di maglie che non mi convincevano, leva e metti, e mi si è tolta la farfallina della perlina dell'orecchino sinistro, e che però è bigiotteria, sono delle perline di bigiotteria che ho già ricomprato svariate volte perché ogni tot io le perdo, e fortunatamente stavolta non ho perso gli orecchini, quindi l'orecchino ce l'ho, però li ho tolti perché invece la farfallina dietro non l'ho più trovata e stavo nel camerino, quindi ho subito tolto tutto. E io non li posso proprio portare gli orecchini costosi perché li perdo. Va bene, domattina mi faccio la tinta. Oggi sono andata a cambiare anche il... avevo due prodotti da cambiare in quel negozio Pianeta Capello che avevo comprato tanto tempo fa, tipo forse più di un mese fa, non avevo più lo scontrino, però me li ha cambiati anche perché non l'avevo proprio utilizzati, si vedevano. E ho preso una tinta biondo freddo, ecco proprio questo colore qua, vedete questo qui che c'è l'attaccatura, che effettivamente è il mio colore, biondo scuro freddo, però se vedete poi invece tutto il resto dei capelli è molto più biondiccio, ma proprio caldo, un biondo molto caldo, aranciato, che mi era venuto, cioè non è che mi è venuto da solo, sono andata, prima che iniziassi a fare i video, ero andata da un parrucchiere qua a Firenze che mi ha fatto varie schiariture molto naturali, che però rendono poi l'insieme della mia chioma un pochettino più chiara, se ci fate caso, rispetto ai video vecchi che facevo l'anno scorso.
E mi piace questa schiaritura, solo che però si ossida poi la schiaritura, i capelli si ossidano e quindi vedete c'è questo colore molto molto caldo. E allora sopra gli faccio questa tinta che poi tanto è a 10 volumi, non è permanente, dura tipo 10-11 lavaggi. E l'avevo già fatta un'altra volta, quindi dovrebbe venire bene e non dovrei fare troppi pasticci. La faccio domani mattina e per fortuna non ho dovuto pagare niente neanche lì perché mi ha cambiato quei prodotti con quelli effettivamente che a me servivano, perché l'altra volta avevo preso dei prodotti che non ho utilizzato. Bene, quindi oggi è stata proprio una giornata di resi, di rimborsi e di assegni bancari da 25 euro. E va bene, allora io, vabbè, il mio fidanzato non c'è, non so nemmeno che ore sono, non lo so, non si riesce a vedere qua l'orario, sono le 20:54, sì, secondo me tra un'oretta già sarà di rientro, infatti devo sistemare un po' qua, mi vado a lavare e mi metto nel letto, mi voglio riposare. E domani vado in centro a Firenze. Ci vediamo tanto poi nel video di domani. Vi mando un bacio e vi auguro una buona serata. Ciao!